Ma questa è una riflessione che io credo il Presidente del Consiglio dei Ministri debba fare insieme al Ministro della Salute, perché quando hanno emanato il loro decreto, cioè domenica, evidentemente questo evento era calendario e nulla dice il decreto in merito alla possibilità che venga vietato o che debba svolgersi con particolari cautele. Quindi sotto un profilo giuridico il Governo al momento ha autorizzato questo tipo di manifestazione. Credo che qualche riflessione debba essere fatta. Se la scelta fosse, l'avesse dovuta fare lei, cosa avrebbe fatto? Avrei fatto parlare i medici. Credo che il Ministero della Salute sia stato molto chiaro sulle sue linee guida. Noi dobbiamo avere un codice personale di autoregolamentazione, un codice comportamentale, che ciascuno di noi io credo debba avere, che non, anche se non ti viene imposto per preservare te stesso e la tua famiglia, tu cerchi evidentemente di adottare. Ed è la differenza quando mi si dice c'è il centro commerciale aperto ma la scuola chiusa. A scuola i bambini ce li dobbiamo mandare per forza, se invece riteniamo che il centro commerciale sia un luogo di assembramento, magari i figli non ce li portiamo, o li portiamo al mattino presto quando c'è meno gente. Per cui noi dobbiamo mettere nelle condizioni la gente di scegliere e di poter scegliere di adottare questo comportamento, ma se noi per primi, dove possiamo, come nella scuola, gli creiamo le condizioni, questo sarebbe stato un errore.